tutti, sono Barbie Xanx, benvenuti in un nuovo video. Oggi è un video chiacchiericcio e parleremo di un fatto davvero interessante, ovvero di una proposta per quanto riguarda il governo russo legata al cinema hollywoodiano. Questa proposta è un po' particolare perché riguarda 50 sfumature di rosso, ma è un discorso un pochino più ampio. Adoro fare questo tipo di video in cui parliamo dei retroscena, del cinema e tutte queste cose. So che interessano molti di voi, nel caso siate interessati maggiormente a questo tipo di video fatemelo sapere con un commento qui sotto. Prima di iniziare non dimenticate di seguirmi su Instagram per scegliere i prossimi video e nel caso vogliate sostenere il mio canale potete farlo comprando una delle mie tazze. Ma iniziamo a parlare dell'argomento di oggi. L'argomento di oggi è un po' la battaglia tra Russia e Stati Uniti. Molto probabilmente se seguite la politica sapete già che i rapporti tra le due potenze economiche sono abbastanza complessi e se seguite il mio canale da un po' di tempo sarete già a conoscenza di come Hollywood si stia allargando, si stia interessando sempre di più al mercato cinese e di come nonostante i rapporti tra Cina e Stati Uniti siano un po' tesi a livello politico, i rapporti commerciali invece vogliono essere sempre più uniti. È molto interessante secondo me vedere come la politica influisce a volte sul mercato e anche sulle decisioni che ci saranno a Hollywood. Per esempio Hollywood sta già progettando sempre più film con protagonisti asiatici proprio per creare appositamente dei prodotti per quel mercato, oppure ancora c'è Capitan Marvel che c'è stato un fan event non a Los Angeles, non a New York, ma c'è stato a Singapore per esempio. Trovo tutto ciò molto interessante, soprattutto per vedere come influirà sulla produzione dei film che vedremo man mano. Questo dettaglio invece riguarda la Russia. Come sapete i rapporti tra le due potenze sono abbastanza tesi. Il cinema russo non è particolarmente forte, diciamo, per adesso non abbiamo ancora visto delle grandi produzioni statunitensi a braccetto con degli studios russi. E proprio per questo ho trovato molto interessante la proposta che è stata fatta dal governo russo. Dopo 50 sfumature di rosso, il ministro della cultura russa ha avanzato una proposta, ovvero quello di bandire non solamente 50 sfumature di rosso, ma tutti i film hollywoodiani e restringerli a una quota massima del 35% all'interno delle sale. Quindi vuol dire che il 35% dei film di ogni cinema o in totale deve essere massimo il 35%, mentre gli altri dovranno essere russi principalmente. La proposta, che al momento non è ancora passata come norma di legge effettiva, è stata avanzata da Olga Lubinova, il capo per la divisione cinematografica all'interno del Ministero Culturale. Ho trovato queste informazioni, nel caso ci sia qualche inesattezza voi correggetemi. Ho trovato già molto interessante che ci fosse una divisione all'interno del Ministero dei Beni Culturali tutta dedicata al cinema, che per quanto ne so io in Italia non abbiamo, e secondo me sarebbe molto interessante. Questa proposta è stata avanzata a ridosso dell'uscita di 50 sfumature di rosso e stiamo parlando del 15 febbraio, ma man mano con il passare del tempo è un po' andata scemando, perché il ministero non ha voluto continuare ancora per questa strada, perché le catene di distribuzione si sono un po' arrabbiate. Come mai? Parliamo un po' di questa discussione. Ci sono diversi paesi, come per esempio la Francia, che ha avanzato delle leggi, e da poco anche l'Italia, in cui devono esserci per forza un certo tot di film, di produzioni italiane all'interno della propria distribuzione. Guardi Netflix, oppure ancora dei cinema, delle catene di cinema. I paesi che tutelano, diciamo, la propria produzione sono parecchi e ognuno sceglie, diciamo, una percentuale propria. In questo caso, però, la proposta era un po' azzardata: limitare la produzione statunitense, che è una delle industrie più grandi al mondo, almeno quella più diffusa, perché ci sono industrie grandi come Hollywood, ovvero della Nigeria, ci sono industrie grandissime come per esempio Bollywood, però quei film non arrivano poi, non hanno la potenza di essere conosciuti e attesi a livello generale da tutto il mondo. Per esempio noi siamo a conoscenza delle uscite cinematografiche di Hollywood, però non sappiamo niente dei film in uscita di Bollywood per esempio. È proprio difficile anche recuperare le informazioni, perché la diffusione di queste informazioni, ma anche della pubblicità di questi prodotti, non è così diffusa e così ben strutturata come per esempio l'industria hollywoodiana, che è proprio un'industria bella forte nel settore cinematografico. Ridurre tutta la produzione più grande del cinema solamente al 35% vuol dire anche ridurre gli incassi, perché volendo o meno il cinema statunitense è quello che richiama maggiormente le persone al cinema. E quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che ci sono tanti titoli molto attesi dal pubblico che andranno al cinema e spenderanno i soldi per il biglietto.
se dovessero sparire dalle sale oppure non dovessero neppure uscire determinati film, molte persone non andrebbero al cinema comunque a vedere altro, probabilmente non ci andrebbero e basta. Ci sono alcune persone che vanno al cinema solamente per vedere quel film che aspettano tanto e non ci vanno a trascendere una volta a settimana. Proprio per questo le catene di cinema si sono un po' arrabbiate con questa proposta del ministro dei beni culturali russo, perché una proposta del genere, quindi di limitare la produzione statunitense solamente al 35% delle sale, avrebbe intaccato i loro guadagni e quindi non avrebbero guadagnato, perché alcune persone magari vanno lì solamente per vedere quel determinato film, eccetera eccetera, cioè non sarebbero andati al cinema e questi poveracci avrebbero chiuso. Questa cosa l'ho trovata molto interessante perché se da una parte ne parliamo spesso di tutelare l'industria del proprio paese, come vediamo per esempio la Francia, eccetera eccetera, questa posizione secondo me è sempre molto interessante perché sì, da una parte è giusto tutelare le proprie produzioni, dall'altra parte però dobbiamo anche essere un pochino obiettivi, ovvero non sempre queste produzioni sono all'altezza, sia per motivi di struttura, motivi economici, ci sono anche delle barriere culturali, barriere linguistiche, che quindi ostacolano un po' la diffusione di un determinato prodotto, la rendono più complessa. Le industrie cinematografiche, a parte quella di Hollywood, non sono ben strutturate a livello internazionale, cioè per esempio Medusa Film non ha sedi per esempio in Olanda, in Gran Bretagna, eccetera eccetera, in giro per il mondo, che così può assicurare magari al film prodotto da Medusa di uscire in tutti quei paesi, mentre invece le produzioni statunitensi, i grandi studio sanno, hanno un potere economico e anche la capacità di poter investire tanto su un film, tanto da creare qualcosa di spettacolare e quindi imparagonabile rispetto ad altre produzioni. Però dall'altra parte c'è questo retro della medaglia, quindi se da una parte sono delle strutture a livello industriale estremamente ben strutturate, dall'altra parte, volendo o meno, sono quasi concorrenza sleale rispetto alle altre strutture che non sono così ben strutturate e quindi, non volendo, a prescindere dalla bellezza o meno di un prodotto interno, a volte viene letteralmente fagocitato o si perde tra l'offerta statunitense. Secondo me è molto interessante questo argomento, a prescindere dal contesto russo o meno. Secondo me di base alla proposta c'era un po' di inimicizia tra i due paesi, che sappiamo benissimo che i rapporti sono molto molto tesi. Il ministro dei beni culturali si era lamentato, proprio il ministro dei beni culturali, non solamente quello della divisione del cinema, si era lamentato del fatto che a San Valentino ci fosse il 70% delle sale dedicati a 50 sfumature di rosso. Secondo me è interessante e da una parte capisco che possa far arrabbiare, diciamo, chi vorrebbe qualcosa di diverso, era successo qui con il film di Checco Zalone per esempio, però il punto è che le sale molto spesso danno spazio a questi film perché sono molto richiesti, quindi che ci piacciono o meno, a volte vediamo dei multisala con tantissimi spettacoli uguali perché sono quelli più richiesti, tentano di guadagnare quanto possono il più possibile. Ho trovato questa informazione molto interessante, vi lascerò qui sotto l'articolo di Hollywood Reporter e non lo so, voi fatemi sapere che cosa ne pensate di questa situazione, se conoscete altri paesi che hanno questo approccio, fatemelo sapere con un commento qui sotto. Grazie mille ancora per aver visto questo video, se avete dei suggerimenti sugli argomenti da trattare scrivetemelo qui sotto e noi ci vediamo al prossimo video, ciao!